Ciao, in questo video voglio parlare come possiamo bilanciare il carico sullo Star Adventurer. Per prima cosa bisogna considerare che bilanciare il carico sullo Star Adventurer è importante per due motivi. Il primo è che mettiamo meno stress sugli ingranaggi, sui meccanismi interni dello Star Adventurer e quindi possiamo allungarne il tempo di vita, ma anche perché avendo meno stress e quindi lavorando più facilmente, la qualità dell'inseguimento migliora e quindi ci permette di avere stelle più puntiformi, di esporre per tempi più lunghi e anche di utilizzare focali leggermente più lunghe, ovviamente assumendo che il nostro allineamento alla polare sia corretto. Quindi, come allineare il peso della macchina e dell'ottica sullo Star Adventurer? Per cose piccole il problema non si pone. L'unica cosa che dobbiamo bilanciare è la rotazione, spostando su e giù, in alto e in basso, il peso. Semplicemente smolliamo la vite, facciamo scorrere il peso fino a quando il sistema è bilanciato. Per sistemi pesanti occorre bilanciare anche la declinazione e quindi cercare di non avere troppo peso che punta in avanti o che tende a far cadere la camera all'indietro in funzione di come è orientata. Rispetto allo Star Adventurer. Allora, per il primo caso che possiamo considerare è utilizzare un teleobiettivo, come per esempio qui ho un vecchio Zuiko 300, e questo viene dall'era della pellicola, ha il suo adattatore per micro 4 terzi e qui ho la mia camera Olympus micro 4 terzi. Il sistema, come potete vedere, è comunque anche utilizzando il piede, è comunque leggermente sbilanciato verso la fronte, verso la parte frontale della lente. Sarebbe ancora peggio se io volessi montare sullo Star Adventurer la camera direttamente. In questo caso tutto il peso di 1,5 kg circa di adattatore e obiettivo sarebbe a carico della baionetta del corpo macchina, che non è una cosa molto simpatica da fare. Comunque, supponiamo che noi abbiamo questo sistema, di avere questo sistema, la cosa semplice, possiamo semplicemente utilizzare il piede del teleobiettivo per avvitarlo sulla piastra di declinazione. Quindi la prima cosa che facciamo è cercare di bilanciare il sistema nella rotazione. Vediamo che qua non è proprio perfettamente bilanciato perché qui cade, quindi possiamo cercare di bilanciarlo un po' meglio spostando il peso, il contrappeso verso il basso. E dobbiamo considerare che più il carico è pesante e grande, più è difficile bilanciare in tutte le posizioni lo Star Adventurer. Ovviamente lì non ci andiamo, quindi cerchiamo di bilanciarla per le orientazioni che ci servono. È una cosa di questo tipo. Il sistema è libero di ruotare, ma comunque è abbastanza bilanciato. E poi qui abbiamo la rotazione. Possiamo smollare la frizione e vediamo che comunque la frizione che si viene a creare nel meccanismo di rotazione della declinazione è sufficiente a non far girare liberamente la camera, anche se non è perfettamente bilanciata, però comunque è meglio cercare di avere pesi bilanciati e questo è quello che possiamo fare con una lente che ha il piede. Ora però ci sono altre lenti che sono anche pesanti ma che non hanno il piede. Allora in questo caso cosa fare? In questo caso ci sono diversi sistemi che possiamo utilizzare. Intanto quello che possiamo utilizzare è una staffa di supporto per monopiedi. Questa è una Andoer L200, la trovate su Amazon, costa sui 30 euro. Permette di avere una buona possibilità di personalizzazione. Possiamo avere questo pezzo montato sopra, possiamo montarlo in questo modo. Qui abbiamo il blocco dove montiamo la camera, che può muoversi avanti e indietro sulla staffa, e poi qui possiamo montarla giusta e qui abbiamo
l'asta di supporto, la piastra di supporto per lo zoom, per la nostra lente, che può scorrere in alto e in basso e adattarsi quindi ai diversi diametri di lente e alle diverse altezze del corpo macchina. Questa piastra ha due attacchi grandi e due attacchi a vite piccolina e quindi possiamo metterla direttamente sullo Star Adventurer utilizzando un attacco a vite e poi cercare di bilanciare le cose muovendo la camera in alto e in basso. Quindi quello che noi andremo a ottenere è un sistema fatto più o meno così, dove abbiamo la nostra camera che va a montarsi qui e l'obiettivo è supportato da questa staffa, quindi il peso non va a gravare sulla baionetta del corpo macchina e possiamo spingere la macchina un po' indietro in questo modo per cercare di bilanciare un po' meglio i pesi lungo l'asse di declinazione. Questa è un'altra possibilità, Manfrotto ha delle piastre similari e quindi ci sono diversi modelli, vedete un po' quello che può adattarsi meglio alla vostra combinazione di camera e di lenti che dovete montarci sopra. Lo svantaggio di questi sistemi è che non permette nessuna rotazione della camera, quindi una volta che abbiamo la camera in questo modo non possiamo fare questo movimento, la camera rimarrà fissa e quindi se fotografiamo degli oggetti del cielo profondo non ci interessa molto, se utilizziamo questo sistema per fare dei paesaggi allora potremmo avere dei problemi a mettere l'orizzonte orizzontale. Però in genere per il deep space non è un problema importante. Esiste il sistema forse migliore, che è quello di utilizzare una piastra di tipo Vixen con il suo sistema di fissaggio e degli anelli, che come quegli anelli che sono utilizzati per i telescopi che sono usati per guidare. Allora, il sistema è, lo possiamo vedere qui, questo è un vecchio 300 mm Canon FD, vedete che è particolarmente lungo, non ha nessun piede, la camera non è pesante ma tutto il peso sarebbe assolutamente sbilanciato se utilizziamo come attacco la camera. Il corpo macchina che sta seduto qui, anzi sta seduto un po' più lontano perché c'è a considerare anche l'adattatore. Quindi qui abbiamo intanto la piastra, vediamo la piastra Vixen, vedete la forma particolare, abbiamo gli anelli che sono disponibili in qualsiasi negozio di materiale per astrofotografia e sono disponibili in diversi diametri e abbiamo un sistema di avite che va a bloccare la lente dentro gli anelli. Queste viti hanno una testa in caucciù o in silicone per non rigare la lente e per non farla scivolare. Quindi vedete che il sistema è assolutamente stabile. E quello che possiamo fare, il vantaggio di questo sistema, è che smollando le viti possiamo ruotare il sistema lente-camera dentro gli anelli e quindi andare a inquadrare come meglio desideriamo il nostro soggetto. Le piastre di solito hanno, a parte che sono disponibili in diverse lunghezze in funzione per adattarsi al vostro sistema, hanno di solito degli attacchi a vite, qui abbiamo due attacchi a vite grande, due attacchi a vite piccola e possiamo fare come nel caso delle piastre zoom, delle piastre che abbiamo visto prima per i teleobiettivi, possiamo andarle a montare direttamente sullo Star Adventurer in diverse posizioni, per esempio qui o possiamo montarla qui, però sono due posizioni fisse, quindi con lenti pesanti un sistema del genere può comunque non essere facilmente bilanciabile. Siccome stiamo usando una piastra Vixen, la cosa più semplice è utilizzare una base di questo tipo, una base per le piastre Vixen. Questa va montata sullo Star Adventurer e la nostra piastra va dentro, possiamo bloccarla e possiamo facilmente scorrerla su e giù e quindi andare sicuramente a bilanciare nel modo migliore, con la precisione più alta possibile, i pesi sullo Star Adventurer.
Il bilanciamento è importante almeno quanto l'allineamento polare, soprattutto se si usano ottiche pesanti, camere pesanti e che sarebbero fortemente sbilanciate in una direzione o nell'altra. Quindi conviene forse selezionare la vostra lente più problematica dal punto di vista del bilanciamento e investire in un sistema che permetta di bilanciarla al meglio, che sia il piede per il treppiede, che sia la piastra per il supporto per gli zoom, o che sia un sistema con gli anelli, come l'ultimo che abbiamo visto, con la sua piastra, con la sua base Vixen, la piastra Vixen, che può muoversi, e quindi possiamo essere sicuri di avere un buon bilanciamento. Con un buon bilanciamento e un buon allineamento alla polare possiamo migliorare l'inseguimento, avere esposizioni più lunghe e possiamo migliorare la vita del nostro strumento. Quindi alla prossima, buon bilanciamento e ciao!